Buonasera fratelli e sorelle bianconeri. Questa sera il pareggio ci sta molto ma molto stretto. Stasera abbiamo preso a pallonate, a martellate l'Inter in faccia e non siamo riusciti a fare un gol. Ci siamo arrivati molto vicino, più di una volta anche con Mandzukic, però il portiere ha parato l'imparabile, è stato più fortunato che bravo. Sì, in qualche frangente sarà stato anche bravo, ma è stato più fortunato che bravo. Cioè, Handanovic poi ha parato anche su tiro di Asamoah, Mandzukic ha preso la traversa. Cioè, li abbiamo presi davvero a martellate. La Juve ha dominato completamente la partita. L'Inter ha fatto tre tiri fuori dallo specchio della porta e non è riuscito a fare nient'altro. Sarà anche l'imbattuta finora, per carità, però loro stasera hanno dato il loro 100% per cercare di batterci e non ci sono riusciti neanche a fare un tiro nello specchio della porta e noi, stando ancora al circa il 60% della nostra forma fisica, siamo riusciti a condurre una partita e a prenderli a botte. Più che altro le botte ce le hanno date loro, nel senso proprio materiale, perché comunque sono state, credo, 6 ammonizioni, sono stati fallosissimi, Cuadrado lo hanno preso a botte, a calci, a pugni, non lo so quello che mancava, forse c'era anche qualche espulsione. Comunque, sono stati molto fallosi perché per loro l'unico modo per fermarci questa sera era prenderci a botte. Noi invece li abbiamo presi a martellate in faccia, però purtroppo non siamo riusciti a segnare. Stasera sembrava che la porta fosse maledetta e non volesse proprio entrare il pallone. Ciononostante, siamo sempre secondi a pari merito con il Napoli, che domani dovrà giocare. Però la Juve è in fase di miglioramento, non subiamo gol e questa è la cosa più importante. Stasera credo che se Dybala avesse giocato fin dal primo minuto, sicuramente si poteva fare qualcosina di meglio. De Sciglio mi è piaciuto, Szczęsny non è che è stato impegnato più di tanto, quindi diciamo lo sorvolo perché, ripeto, l'Inter ha fatto tre tiri tutti fuori dallo specchio della porta. Quindi De Sciglio, tutto sommato, mi è piaciuto abbastanza, anche se a volte si è un po' incantato, su qualche tiro si è un po' addormentato, però tutto sommato la sua parte l'ha fatta. Benatia mi è piaciuto, Chiellini, Asamoah tira sempre indietro e spesso quando tira sbaglia o passa il pallone all'avversario. A centrocampo Pjanic mi è dispiaciuto che si è arrabbiato quando è stato sostituito, ma a quel punto la sostituzione era necessaria, era lui l'unico che poteva uscire per far entrare Dybala. Khedira giustamente sostituito non aveva fatto un granché, Matuidi che dà sempre un buon apporto perché comunque è un bel muro che è a centrocampo e mi piace, sono più sicura quando lui è in campo. Mandzukic ci ha fatto un paio di, sì, di tiri pericolosi, è stato spesso davanti alla porta, ha giocato diciamo discretamente, però ecco, non mi ha entusiasmato, però non posso dire neanche che mi ha deluso. Higuaín non ha avuto ovviamente né Dybala né un Douglas Costa che gli passavano i palloni, quindi si è trovato anche abbastanza solo spesso nel tirare a porta o nel ricevere più che altro i palloni da tirare a porta. Un Cuadrado che ha fatto funzionare la sua fascia egregiamente, ha sbagliato pochissimi palloni e la fascia che ha funzionato è stata ovviamente solo e sempre la sua. Ha giocato a tutto campo. Questo giocatore è bravissimo, mi è piaciuto molto. Scarta, ripeto, gioca, sta dappertutto, ci va sul pallone, ha convinto, ci mette la cattiveria. Mi piace sempre di più questo giocatore. A volte sì, ha fatto qualche partita sottotono, tutti siamo umani. Comunque, ragazzi, siamo secondi e noi abbiamo margine di miglioramento, come dicevo prima, perché noi siamo al 60% e con il 60% abbiamo dominato la partita e l'Inter. Non ho capito il telecronista perché a un certo punto ha detto possesso Inter, dove l'avrà visto, non lo so, avrà toccato due palloni in primo tempo. Sicuramente le squadre si sono studiate. Più
più che altro. Poi hanno cercato nel secondo tempo di portare a casa il risultato. La Juve è stata solo sfortunata nel non riuscirci, l'Inter non è stata in grado di farlo perché non ci ha capito niente, non riusciva a prendere i palloni e ha cercato solo di contenerci perché la Juve stasera, secondo me, è stata dilagante. Non entusiasmante, ma abbiamo condotto sempre noi la partita. Questo sempre secondo il mio punto di vista, ci tengo sempre a dirlo. Comunque, ragazzi, adesso ci aspetta la prossima settimana il Bologna a casa loro. Non so se potrò fare il consueto commento perché probabilmente sarò a fare tutto il giorno il mercatino di Natale e quindi non potrò vedere la partita, potrò almeno ascoltarla via radio, ma non posso essere in grado ovviamente di fare un commento dettagliato e preciso. Pertanto può darsi che ci vediamo la partita successiva contro la Roma, credo. Quindi vi auguro una buonanotte, vi ringrazio sempre per il vostro affetto. È andata così, ragazzi, ma noi miglioriamo, gli altri no, perché l'Inter stasera ce l'ha messa tutta, ma non ce l'ha fatta. Vi auguro una buonanotte, vi ricordo sempre che mi trovate anche su www.juve.net e da Juve nel mio sangue bianco-nero, Emanuela, vi mando la buonanotte. Ciao, forza Juve fino alla fine.